Buongiorno a tutti ragazzi e forza Juventus. Perdonatemi, oggi sono un pochino in ritardo, però per creare questo contenuto ho dovuto prima fare delle cose che vanno un po' fuori dall'ordinario rispetto alla mia solita giornata e quindi sono dovuto andare a spulciare diverse cose e oggi proverò anche con l'aiuto di alcuni appunti a fare mente locale di quella che dovrebbe essere la situazione legata all'interessamento concreto della Juventus per Greenwood, attaccante inglese del Manchester United attualmente in prestito al Getafe. Ma prima di arrivare all'argomento scottante farei un passo indietro, perché oggi si è parlato anche di un interessamento per un giocatore che va in scadenza di contratto al 30 giugno 2024. Quindi significa che la Juventus potrebbe già iniziare a trattare direttamente con il calciatore senza passare dal club che detiene il diritto alle prestazioni sportive. Stiamo parlando di Leonardo Spinazzola, terzino sinistro della Roma di Daniele De Rossi, che ieri sera tra l'altro ha perso e anche male, con anche alcuni errori tra gli altri, quello proprio di un terzino di Karsdorp abbastanza imbarazzanti. Ieri sera non grandissima giornata per le italiane in Europa League, perché l'Atalanta pareggia, la Roma perde, quindi dal punto di vista della finale sembra essersi un po' complicato, ma questo vedremo durante il ritorno. Ma Spinazzola è un giocatore che interessa alla Juventus, a patto che avvengano determinate cose. Tanto abbiamo parlato della scadenza, quindi un giocatore che arriverebbe senza costi legati al cartellino, ma soltanto costi legati all'ingaggio. Spinazzola è un ex Juventus, l'abbiamo già visto, è proprio la Juventus che l'ha scambiato, dato, regalato quasi alla Roma in uno scambio con Luca Pellegrini, che oggi non fa più parte della rosa della Juventus, è un giocatore appunto della Lazio, quindi un derby capitolino per i due terzini che hanno avuto appunto il passato in bianconero. Ma Spinazzola oggi guadagna una cifra eccessiva, ritenuta eccessiva per la Juventus. La Juventus è interessata al ragazzo a patto che appunto possa abbassarsi l'ingaggio. Spinazzola è un 93, non è più un ragazzino. Ha giocato nelle giovanili della Juve, quindi anche dal punto di vista delle liste Champions questa cosa può assolutamente tornare utile. Io ho come l'impressione che la Juventus stia cercando di ricreare una sorta di blocco italiano e l'interessamento per Di Gregorio e per Calafiori va in quella direzione lì. Se aggiungiamo anche il nome di Spinazzola abbiamo un ulteriore giocatore che va ad inserirsi in quel pacchetto lì. Spinazzola non è famoso per essere integro fisicamente, quindi è ovvio che la Juventus oggi di terzini ha poco e niente, e se vorrà giocare a 4 come sembra con Thiago Motta l'anno prossimo bisognerà cercare di andare sul mercato a fare delle operazioni, e Spinazzola può essere un'offerta, un'occasione. È ovvio che se lo prendiamo per fare il titolare, beh, abbiamo sbagliato tutto. Se si prende perché all'interno delle rotazioni va a sostituire De Sciglio, che magari senza Allegri sarà destinato a partire, lo posso comprendere, anche perché siamo di fronte a un'annata in cui la Juventus potrebbe giocare addirittura 60 partite. Ce lo auguriamo tutti, significa che tutto è andato correttamente, ma tra le 38 di campionato, le 8 garantite di Champions, ci auguriamo di poter raggiungere proprio contro Spinazzola domenica sera, la Supercoppa, quindi la Final Four, e il Mondiale che andremo a giocare poi in estate, c'è bisogno di tanti giocatori ed è ovvio che questi giocatori debbono essere integri fisicamente. Quindi non sono qui a dire che bello, Spinazzola è il nome che a me piace come giocatore, non ne faccio mistero, mi è sempre piaciuto e anzi mi è dispiaciuto cederlo. Se poi consideriamo Spinazzola il nome giusto per la Juventus come simbolo della prima campagna acquisti ufficiale estiva di Cristiano Giuntoli, secondo me siamo ben distanti dalla realtà. Quindi Spinazzola, sni, il sì soltanto a patto che possa diventare veramente un giocatore ai margini, un giocatore sul quale non fare affidamento, che se c'è bene, se non c'è non succede niente ed è utile soltanto perché la Juventus avrà tante partite. Questa è un po' la mia opinione sul ragazzo che, ripeto, a me piace, però c'è un grande ma, sia legato all'anagrafica sia legato alla cronologia degli infortuni. E poi dobbiamo parlare invece, in questa seconda parte di video, e magari vi invito a lasciare un mi piace e un commento qui sotto anche con la vostra opinione. Dobbiamo parlare di un argomento un po' scomodo, perché è un argomento che non riguarda il calcio, si intreccia col calcio. Perché? Perché la Juventus sarebbe interessata ad acquistare Mason Greenwood, attaccante ala del Manchester United appunto in prestito al Getafe.
Il problema non è tanto relativo al valore del giocatore. Io ieri ho fatto un tweet su Greenwood e dicevo: non l'ho mai visto giocare, quindi faccio fatica io a dare una valutazione, ma ho sempre sentito parlare benissimo di lui dal punto di vista tecnico e potenziale. So benissimo quello che è accaduto extracampo a spizzichi e bocconi per quello che era uscito inizialmente, non conosco poi come si è evoluta la vicenda. Ultimo punto, so che il suo cognome in italiano significa Bosco Verde, ma questo nulla a che vedere con la cronaca. Ma cercando di tornare un attimo seri perché la vicenda lo richiede, poi mi sono andato un po' ad informare. Per chi non sapesse la questione, ma immagino che bene o male tutti siate a conoscenza di quello che è accaduto, Greenwood qualche anno fa è stato accusato direttamente dalla sua ex fidanzata, che in realtà ad oggi sembra essere anche l'attuale fidanzata, perché questa ragazza avrebbe condiviso sui suoi profili social diverse foto, audio e video di violenze proprio da parte di Greenwood. Ci sono delle foto raccapriccianti che non vi andrò a condividere nel video, non posso farlo perché potrebbe urtare anche un po' la sensibilità di qualche persona, ma sono foto brutte, ci sono delle prove oggettive, queste sono prove del fatto che qualcosa sia accaduto, non significa poi che sia stato effettivamente Greenwood. Perché dico questo? Perché poi si è andati a processo, l'United l'ha sospeso, ma nel febbraio del 2023 sono cadute tutte le accuse a suo conto, tra cui quella di tentativo di stupro, di violenza aggravata e comportamento coercitivo. Questo leggo direttamente da Wikipedia. Quindi ad oggi Greenwood è un calciatore legalmente innocente, anzi non un calciatore, è un cittadino legalmente innocente. Tutto quello che gli è stato imputato legalmente non esiste. Poi io credo che sia necessario fare uno sforzo, fare un passo avanti anche proprio dal punto di vista di apertura mentale. Legalmente, realmente sono due concetti divisi. Può essere successo di tutto, tant'è che addirittura era successo che Greenwood venisse accusato di aver provato a contattare in segreto l'ex compagna per cercare di farle ritirare le accuse, cosa poi effettivamente avvenuta. Che cosa è successo tra i due? Boh, io questo non ve lo posso dire perché non lo posso sapere. È ovvio che questa cosa ha scatenato un po' dibattito e credo che sia necessario che poi si scateni un dibattito quando si parla di tematiche così scomode, fastidiose e ovviamente da condannare. Perché? Perché ovviamente vedere Greenwood con la maglia della Juventus potrebbe essere qualcosa di molto pesante. E allora io vi dico la mia, proprio nella totale onestà, eviterei di prenderlo, anche se dal punto di vista tecnico può rivelarsi un acquisto azzeccatissimo, fortissimo, ce lo regalano, ce lo danno delle condizioni economiche vantaggiose, lui è veramente troppo forte, eviterei, anche perché ho letto che già quest'anno al Getafe in Spagna è successo di sentire i tifosi avversari non proprio contenti di affrontare Greenwood e a volte pure i tifosi della sua stessa squadra, cori, opinione pubblica. E ora provate a immaginare Greenwood con la maglia della Juventus in un paese come l'Italia. Lo sappiamo, la Juventus fa notizia, fa tendenza, è inutile. E dato che veniamo da anni non proprio tranquilli dal punto di vista dell'extracampo, eviterei di crearmi un ennesimo caso extracampo da solo in casa. Negli ultimi 12 mesi abbiamo dovuto affrontare dei processi, dei procedimenti sportivi che hanno portato a un'esclusione dalla Champions, hanno portato a un ridimensionamento anche economico e di ambizioni che stiamo ascoltando tuttora in quest'annata, perché ci stiamo raccontando che l'unico obiettivo alla fine è tornare in Champions. Bugia, perché questo non può e non potrà mai essere la Juventus, nonostante quello che è accaduto. Non può essere l'obiettivo, l'obiettivo deve essere sempre puntare al massimo. Poi ci sono degli obiettivi minimi tra cui entrare in Champions. Però provate a pensare, dopo questi mesi, tra procedimenti sportivi, ludopatia, accuse di doping, inserire nell'organico un giocatore che ha ricevuto questo tipo di accuse, che legalmente è innocente, ma che realmente si porta dietro una vicenda non proprio eccezionale. Aggiungiamo che poi sembra essere una testa calda
in un ritiro con l'Inghilterra lui e Foden sarebbero stati allontanati perché di notte non andavano proprio a letto a far la nanna in vista degli impegni successivi. Poi si può cambiare, Greenwood è un 2001, quindi magari qualche anno fa, non, lasciando da parte la vicenda macro, quindi legata a violenza, stupro, eccetera, eccetera, ci sta che possa avere avuto dei comportamenti non proprio maturi. Poi quella macro macchia lì, per quanto poi dal punto di vista legale sia tutto superato, sorpassato, è una macchia che è impossibile da lavare via. Quindi la mia opinione è chiara, è chiarissima. Nonostante il ritiro delle accuse, nonostante l'innocenza certificata all'interno di un processo, nonostante Greenwood ad oggi sembra essere ancora con questa ragazza che aveva accusato e condiviso quelle foto, quei video, quegli audio, io la Juventus eviterei di prenderlo. Eviterei di prenderlo perché so benissimo come funziona in Italia, so benissimo qual è il tipo di approccio che anche tanti media hanno nei confronti della Juventus e non vedono l'ora che possa accadere della roba del genere. Quindi nonostante tutto, anche se dal punto di vista tecnico può essere l'acquisto che ci fa svoltare, vincere lo scudetto, vincere la Champions, vincere il Mondiale per Club, eviterei, perché il prezzo da pagare, la scommessa di andare a tesserare Greenwood è troppo più grande rispetto a quelli che possono essere i potenziali benefici. Ci sono tantissimi altri giocatori fortissimi di prospettiva da scoprire, da scovare in giro per il mondo, basta andarli a cercare, basta andarli a prendere. Però dei casi extracampo, ancora una volta la Juventus, eviterei di crearmeli perché negli ultimi anni si è parlato più dell'extracampo che del campo e le prospettive invece future della Juventus dell'anno prossimo sono diametralmente opposte. Tornare a parlare di lavoro quotidiano, tornare a parlare di miglioramenti, di crescita, di obiettivi, di sport, di tutto quello che appartiene al rettangolo verde. Le prime pagine dei giornali non aspettano altro che qualcosa che possa distrarre il tifoso dal rettangolo verde. E in questi anni la Juventus abbiamo fatto veramente all-in su questa tipologia di cronaca e io francamente sono anche molto stanco, anche se lo devo dire proprio in maniera molto onesta, non sono un ipocrita e quindi lo voglio dire senza giri di parole, so benissimo che questa roba vende di più. So benissimo che se il giornale mette un determinato titolo extracampo relativo a Greenwood, alla Juventus, dovesse arrivare Greenwood, dovessimo leggere tutti i giorni Greenwood, Juventus, bla 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 in prima pagina, io lo so che vende, così come viene più cliccato un mio video. Non sono ipocrita, sono onesto, ve lo dico, però mi sono anche rotto le palle. Sono rotto le palle perché davvero negli ultimi 3-4 anni, forse anche 5, alla Juventus di sta roba non si è parlato. Faccio un piccolo excursus su Cristiano Ronaldo, non tanto per lo stipendio pagato, non pagato, gli verrà pagato, con che soldi, non abbiamo i soldi, le lasciamo da parte queste cose. Però anche Cristiano Ronaldo aveva ricevuto delle accuse di quel tipo lì, no? Ve lo ricorderete, c'era stata la polemica anche per Ronaldo che aveva il simbolo della violenza sulle donne e provate a immaginarvi Greenwood con la maglia della Juventus, con il simbolo della violenza sulle donne, la giornata della violenza sulle donne, che cosa potrebbe scatenare? Provate a immaginare. Però Ronaldo era stato accusato per tanti anni fa da una persona che non è la sua compagna, dopo che lui era diventato Cristiano Ronaldo, quindi una persona così influente. Lì è un po' diverso, lì c'è l'apertura di dire sì, può essersi inventata tutto, non ci sono le prove, può averlo fatto per avere dei soldi in cambio del suo silenzio. Lì si può pensare qualsiasi cosa, tra cui Ronaldo è davvero colpevole. E Ronaldo era già la Juve, tra le altre cose, non è che la Juve è poi andata a comprarlo. Questa è una situazione ben diversa. Ci sono foto, video, audio di una ragazza che ha evidentemente subito delle violenze da parte di Greenwood, da parte sua, voleva attirare l'attenzione, l'ha fatto il padre della ragazza, l'ha fatto un ubriacone per strada e Greenwood non c'entra niente. Non lo so, non lo posso sapere, però è sicuramente diversa la situazione di un ragazzo del 2001, e stiamo parlando di 2-3 anni fa, che vive questa roba qui. Quindi io mi schiero dalla parte di quelli che eviterebbero di acquistare Greenwood, eviterebbero di trattare Greenwood, eviterebbero di vedere Greenwood con la maglia della Juventus. È un dibattito difficile, non stiamo parlando di calcio,
Stiamo parlando di etica, stiamo parlando di posizioni personali, non ce n'è una giusta, non ce n'è una sbagliata. Se c'è una persona che mi dice guarda, io mi fido della legge, per me Greenwood è innocente, per me la ragazza si è inventata tutto, eccetera, 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 non è che ha torto. Non c'è un'opinione sbagliata in questa roba qui, perché non sappiamo, nessuno di noi ha il materiale a disposizione per capire come è andata effettivamente, a meno che non eravate presenti nel momento in cui è accaduto il tutto e avete visto davvero Greenwood fare quelle robe lì, e allora lì non c'è niente da fare. A me sembra strano che questa bomba scoppi con delle prove e poi si risolva tutto a tarallucci e vino, poi legalmente una cosa, realmente un'altra, e la Juventus fa notizia spesso e volentieri per queste cose qui, perché non aspettano altro di avere notizie del genere lato Juve per poterci attaccare. Quindi io dico no. Ciao a tutti ragazzi.